Altro spazio di oggi, per esempio, vedremo come in passerella, l'altra volta abbiamo visto due modelle che sfilavano, questa volta vedremo tre modelle e quindi come gestire lo spazio. Vi ricordo sempre che la cosa più importante, dove lo dirò per tutte le puntate, per me la cosa più importante nel portamento è l'equilibrio e la condivisione degli spazi, perché questo ci aiuterà ovviamente a lavorare bene noi, ma soprattutto a gestire una passerella dove a volte incontreremo dei nostri altre modelle che non conosciamo e quindi abbiamo pochissimi minuti per prendere confidenza con lo spazio. Quindi vedremo tre modelle, vedremo questa piccola gestione dello spazio, ma anche magari delle piccole coreografie. Altro spazio sarà dedicato invece agli accessori. Allora, quando abbiamo una giacca e abbiamo un altro accessorio, che possono essere per esempio dei guanti o degli occhiali o un ombrello o una borsa, a volte si rimane un po' così perché non si sa bene dove mettere questo accessorio. Quindi vedremo questo spazio, vedremo come gestirlo, in questo caso lo vedremo con dei guanti, vedremo quali sono le piccole regole e vedremo anche, come al solito, le cose che vi dico sempre, anche un po' gli errori e le cose da non fare invece in questo caso, e lo vedremo sempre con le nostre tre ragazze, tre modelle di oggi. Allora, eccoci tornati qua nella nostra passerella, diciamo, virtuale. Vi ricordo sempre che è una passerella che potete fare anche a casa e potete anche utilizzare del nastro adesivo carta, per esempio, e fare i perimetri della vostra passerella. Potrebbe essere uno spunto. Allora, oggi lavoreremo con tre modelle. Cosa succede quando si è in tre? Allora, vedrete che l'uscita dal backstage di norma, a meno che appunto l'art director, il regista non cambi qualcosa o lo stilista, di solito quando si è in tre si esce tutte dalla stessa parte. Quindi le modelle usciranno dalla stessa parte del backstage, faranno la loro pedana e appunto si condividerà in tre la passerella, quindi attenzione, sempre questo stare attenti allo spazio e quindi a non andare nello spazio opposto in far sì che, insomma, il proprio compagno o la compagna di lavoro possa avere dei problemi, perché potremmo avere un vestito molto ampio come un vestito molto stretto o degli accessori, quindi questo non lo sappiamo finché non è il giorno della passerella, ovviamente. E appunto usciranno dalla stessa parte del backstage e rientreranno dalla stessa parte, quindi vediamo un attimo cosa succede quando si è tre in passerella. Prego, ragazze. Allora, loro si posizionano, escono, stanno ovviamente sulla stessa linea e iniziano e partono e devono essere ovviamente asimmetriche, quindi tutte sulla stessa linea avanti. Prego. Anche in questo caso gireranno dalla stessa parte, torneranno, rigireranno e subito parte Anastasia, parte Elisabetta, parte Gioia, con questa distanza che su per giù è, diciamo, di un metro di distanza o poco, insomma, un pochino di meno, così che da dare una situazione armonica alla sfilata. Allora, adesso vediamo cosa può succedere in un'altra occasione di un'altra sfilata. Avete visto prima le ragazze gestire la passerella a tre, tutte e tre insieme. Ora le vedrete sempre tutte e tre, ma con due situazioni diverse. Quindi usciranno a tre, si posizioneranno. La ragazza centrale, in questo caso Elisabetta, gestirà la passerella da sola, le altre due ragazze la seguiranno e gestiranno la passerella a due. Quindi vediamo sia l'uscita dal backstage e sia la rientrata, anche come si fa. Allora, vediamo un attimo. Vediamo le ragazze che escono. Prego, ragazze. Quindi si riposizionano con i loro spazi a tre, però parte subito Elisabetta, gestisce la sua passerella e loro seguono. Quindi Elisabetta farà questa passerella da sola, arriverà giù e lei andrà subito via. Le ragazze si posizioneranno davanti al nostro banner, però usciranno sia da una parte che dall'altra, in modo tale da creare una piccola coreografia e ovviamente una simmetria nei movimenti. Vediamo il prossimo video. Allora, eccoci arrivati allo spazio invece del vestito elegante. Vedremo una piccola coreografia con le nostre ragazze. Io vi dico sempre una cosa:
Quando abbiamo un abito elegante, attenzione, attenzione alle braccia e come mettiamo le mani. Allora, vedremo che con un vestito, le ragazze hanno un vestito molto bello, per esempio lungo, con uno spacco, quindi in questo caso la gestione, diciamo, del camminare è un po' più facilitata, tra virgolette, perché c'è uno spacco che ci dà la possibilità di allungare la gamba. Se non fosse così, sempre con molta eleganza, tiriamo poco poco sull'abito e facilitiamo il nostro percorso. Altra cosa, le mani e la posizione, mai braccia così, ma sempre così, e l'altra mano la lasciamo giù per fare in modo che appunto sia un pochino più fluida l'immagine. Vediamo adesso questa piccola uscita e vediamo anche una micro coreografia che può essere ad esempio un piccolo incrocio in passerella. Allora, vediamo che le ragazze escono, si posiziona Anastasia, Gioia con un abito leggermente più corto e Elisabetta. Sono tutte e tre sulla stessa linea, partono le prime due ragazze e si incrociano e si vanno a posizionare, parte Gioia e fa la sua passerella, torna, si fermano così, lei torna verso il backstage, le ragazze girano e incrociano già subito in modo tale da creare un'altra piccola coreografia e si posizionano. Riparte Anastasia e va via, parte Gioia e parte Elisabetta. Ecco che abbiamo ricreato una piccola coreografia con poca profondità in campo, ma efficace per il nostro lavoro. Allora, in questo caso invece ci occuperemo di un accessorio. Abbiamo detto che appunto potremo avere dei guanti, come nel nostro caso, oppure una borsa, un ombrello, degli occhiali da togliere e anche una giacca. In questi casi, quando faccio lezione, tutti sempre all'inizio: ma come, i guanti, la giacca, il cappello? Ragazzi, questa è la moda, quindi chi più ne ha più ne metta. Vedremo che a volte addirittura si hanno piccoli animali da portare o varie situazioni. Allora, vediamo come gestire i guanti. Lavoreremo con due ragazze, vi farò vedere questi movimenti. Ovviamente i movimenti che vi facciamo vedere qui nella nostra passerella sono sempre movimenti molto rallentati rispetto a quello che sarà poi in futuro la gestione della passerella normale. Questo proprio per far sì che voi possiate imparare dei piccoli step e avere dimestichezza con delle piccole pillole di moda, come le chiamiamo noi. Allora, io ho dei guanti, mi posizionerò, quindi sono uscita dal mio backstage, mi posiziono centrale. Ovviamente a seconda di quanto sarà la mia profondità della mia passerella dovrò gestire sia i guanti che la giacca. Come si tolgono i guanti? Allora, in maniera ovviamente non né troppo alta né troppo bassa, inizierò a sfilare le dita dei guanti dal mignolo verso il pollice. Quindi in questo modo toglierò il primo guanto e lo gestirò da questa parte, il secondo. I guanti ovviamente posso gestirli come voglio, quindi posso anche non fare troppi movimenti, anche se la passerella in realtà è dinamica, però diciamo posso spostarli tranquillamente e far sì che io possa togliere la mia giacca, quindi toglierò la prima manica, la seconda e la gestirò così, e potrò unire per esempio i guanti, girare e tornare tranquillamente con eleganza verso il fondo della passerella. Ecco, questa è, diciamo, un esempio di quello che potrebbero essere tante possibilità. Adesso vediamo con le ragazze in pedana, vediamo la gestione a due, vediamo come coordinarci. Vediamo Elisabetta e vediamo Anastasia. Loro escono, iniziano già in qualche modo a sfilare i propri guanti. E li spostano a seconda di come è anche la comodità, no? E quindi la cosa più pratica, che sarebbe anche un po' come quando uno a casa giustamente si toglie i guanti prima di togliersi la giacca.
Allora, fate una cosa, attenzione, mi raccomando, l'errore che si fa più spesso quando faccio lezioni di portamento è che molte volte, presi dal camminare o dalla giacca, dal togliersi la giacca, i guanti vengono tolti dopo, quindi la giacca non passa più perché ovviamente abbiamo i guanti dentro le maniche della giacca. Quindi attenzione, prima tutto ciò che è esterno e poi ovviamente a scalare, quindi guanti, giacca oppure borsa, guanti, giacca, eccetera eccetera. Ecco, le ragazze sono tolte la giacca, girano e tornano con i guanti e la giacca dalla stessa parte in maniera elegante e possono tornare dietro il loro backstage. Questo è un piccolo esempio, provate a farlo a casa. Allora, spero che queste pillole di moda vi siano servite e soprattutto vi appassioneranno. Per vederci per i prossimi video, e vi aspetto sempre qui sul nostro canale Fashion Concept Channel, e quindi se vi piace mettete un like e soprattutto seguiteci. A presto!